Bella a tutti ragazzi, benvenuti sul canale Cugins. Io sono Alessio e oggi siamo ritornati nel server Fear, nello Skyblock. E oggi vi farò vedere le mie leggendarie, anche cosa uso per il PvP. Allora, come vedete, nella barra abbiamo una lama oscura, che aspettate che mi stanno buttando nell'acqua. Va bene ragazzi, comunque abbiamo una lama oscura, affilatezza 5, anatema 4, contraccolpo 2, aspetto di fuoco 3, saccheggio 2, che è molto buono, anche se non è rarissima, però è molto buono. Poi vabbè, uso 3 mele d'oro, 26, normale, non so più. Ovviamente le pozioni, forza velocità 2, e una full track 4. Poi, nell'end chest, vi faccio vedere le leggendarie che ho. Allora, vabbè, queste sono le mele. Poi ho 4 vesti ghiacciate, che sono molto buone. Protezione 5, vabbè, poi che c'hanno di buono, di stabilità 3. Vabbè, soprattutto protezione 5, molto buono. Poi ho queste gripper inutile, l'altra lama oscura, in caso la dovessi perdere. Un fiato ladico che mi è stato regalato da un mio fan, Knaf, e saluto, che anche lui gioca in questo Skyblock, e mi ha regalato questa spada. Poi ho queste due, mi sono state regalate dal mio capo dell'isola, Raz, e sono erano scarpe del dragone. Sono a quanto pare no, rarissime, però di più. Quest'ascia è stata regalata anche dal mio capo dell'isola, Raz, perché lui non fa, ha detto che non fa più PvP, allora mi ha regalato tutta la sua roba a me. Poi ne ho altre due di asce apocalittica, questa è stata, non so perché gli ha cambiato il nome. E poi l'ascia di ferro con la freddezza 5, aspetto di fuoco 3, indistruttibilità 4. Noi la chiamiamo Bunker perché esce nel kit Bunker. E niente ragazzi, queste sono le mie leggendarie. Prima ne avevo molto di più, però poi per diversi problemi ho dovuto smettere a giocare su questo server, quindi ho regalato tutte le mie vecchie leggendarie a Alerz, che sta in isola. Però dopo per sbaglio Alerz, questo qui, cancellò l'isola, facendo perdere tutte le leggendarie che gli avevo regalate, quindi fu un coglione. Ritornato in isola con Raz, come vi ho detto il vagabondo, cambio isola in isola. Poi vi faccio vedere anche tutte le armi che abbiamo per il PvP. Allora, aspettate, andiamo così. Allora, perché Raz è il contrario di me, io sto al PvP, invece Raz sta solo in isola. Guardate là, ci ha messo un anno a farla. Se sentite la voce un po' rauca è perché sto registrando di mattina, quindi scusate, ma non avevo altrimenti da fare. Ecco, qui è dove Raz mi mette le sue armi, perché lui è kit legend. Sì, lui è kit legend e quindi si prende ogni 8 ore una full track 4, questa qua, più un'ascia, una spada, questa qui, i blocchi, vabbè. Il kit Sky Legend è buono solo per l'armatura, ecco. Poi si trovano tutte le armature, tutte protezioni 4, alcune anche indistruttibilità 3, che sono uscite nella cassa magica. E poi abbiamo queste più rare, che sono passi pesanti, che hanno protezione 4, indistruttibilità 6, muscolatura zombie, scorza nucleare, questo è normale. Ci manca il da cecchino. Infatti ragazzi, se qualcuno ce l'ha il da cecchino, me lo dia, glielo pago un buon prezzo. Poi di scorze ce ne abbiamo 3 sulle spalle, sì. Abbiamo 3 scorze nucleari, 2 muscolatura zombie e solo un passo pesante. Di queste ne abbiamo poche. Prima ne avevo tantissime io di queste qua, anche da cecchino, però poi sono stato griffato e ho perso tutto. Poi abbiamo 4 guerre persistenti,
che sono delle spade con accuratezza 6, punta 10, altrimenti tiro un po' nuovo con 2 hit. Aspetto di fuoco 2, sono abbastanza inutile. Poi abbiamo molti libri utili, 3 libri a filatezza 5, 2 a filatezza 4 quando inutili, una filatezza 1 e 2 distribuiti da 3. Molto buono. Anzi, molto buono questi 2 libri, non ci serve a filatezza 5 o 4. Ah, questo è aspetto. Dovremmo avere delle ampolle di incantazione. Guarda, posizioniamo questi qua. Non li stavo scordando. Perché tanto anche se sto consumati poi con il kit Sky Legend avete anche la possibilità di ripararli. Quindi top. Preciso. Vai, saliamo di troppe ne ha messe da parte di ampolle di incantazione. Ce ne sono altre? No. Poi ragazzi, fatemi sapere se vi è piaciuto il vecchio episodio sul chest opening e se ne volete un altro. Perché io purtroppo non ho il kit Sky Legend e quindi lo devo chiudere ai miei amici. Quindi fatemi sapere se vi è piaciuto. Ok. Mi ha dato. Hai ricevuto 200 euro. Ne ho 314.000. Faccio qua, vediamo quanto mi manca per il rank faraone. 26 giorni mi mancano. A voi ragazzi, ci vuole ancora troppo tempo. Va bene ragazzi, spero che questo breve episodio vi sia piaciuto. Come sempre lasciate like, commentate e condividete. E ora vi faccio salutare anche dai miei amici sullo Skyblock. Salutate YouTube. Rotax, ciao YouTube, bei violi insieme ragazzi. Ho i miei dubbi. Va bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Aspettate, vediamo cosa vuole Rotax. Cosa vuole? Ah. Va bene, ciao a tutti ragazzi e al prossimo video.